popolo di YouTube. Io sono Andy e benvenuti in questo fantastico video. Oggi sono qui per un piccolo vlog di pochissimo per spiegarvi alcune cose, alcune questioni che magari vi state domandando oppure, beh, diciamo qualcuno potrà domandarsi. Prossimamente nei miei video, o almeno maggiormente nei miei vlog e gameplay, list, eccetera, non sarò più lo stesso, sarò diverso, sarò, diciamo, una persona nuova, molto più felice, perché in questi giorni, anzi in questo mese, sono molto più felice del previsto e con un aspetto differente. Lo avete già visto dalla live, lo avete già visto dalla gameplay barra sempre live che ho fatto ieri, ma a chi non interessano live ma interessano video di pochi minuti, vi presento lui, mio alter ego, un personaggio che ho creato e che finalmente sta diventando reale, anzi lo è già adesso. Ho aspettato tantissimo tempo questo momento, ho aspettato anni, 11 anni per la precisione, il momento in cui vedere il proprio personaggio diventare realtà. 11 anni fa avevo deciso nella mia mente di voler creare un qualcosa, un personaggio, non un solito umano, un personaggio differente. E poi quando mi sono unito anche nel fuori fandom ho scoperto gli animali antropomorfi, decisi anche di fare un lupo, ma volevo creare qualcosa di originale, qualcosa di mio, qualcosa che, beh, mi facesse dire: questo sono io. Ecco qua, lui è Ekil, il lupo che avete visto sia nel libro sia come avatar, e ora lo vedrete come lupo reale. Siete abituati a vedermi come Indy, siete abituati a chiamarmi Indy, quindi non vi farò arrivare a questo. Ekil è solo come un, non dico un nickname, più che altro come un cognome. Quindi Indy è Ekil, è come un nome. Il personaggio che ho creato è unico, diciamo originale. Forse qualcuno proverà anche a imitarlo, ma è il mio personaggio, è un qualcosa che è uscito dalla mia mente e grazie sia a tempo, sia a soldi e grazie anche a molta fantasia è diventato realtà, e sono molto, molto contento di questo. Ma questo video non è per spiegare la mia contentezza, la mia felicità, la mia epifania. Questo video è una spiegazione sul perché da oggi in poi indosserò una maschera, sul perché voglio indossare una maschera. E ci sono ben tre motivi. Il primo motivo è per sfida. Anni fa, prima di entrare nel mondo di YouTube, ero un ragazzo timido, pauroso, con tante tante fobie. E una di quelle, quella più temibile per me, era il essere giudicato. Avevo paura del giudizio degli altri, paura di essere diverso. Come posso dire? Se mi comportavo in maniera diversa e vedevo qualcuno insultarmi o giudicarmi, una parte di me si rompeva, come se fosse un grissino, come se fosse un pezzo di legno, come se fosse vetro, e non mi riprendevo più. Questa è una sfida, perché io nella mia vita ho sempre, sempre adorato le maschere. Ed è qualcosa che, non lo so, viene da dentro di me. Vedo una maschera e sono felice. Ed è qualcosa che non so nemmeno spiegare. Però il problema è che non ne ho mai indossata una davanti a qualcuno, proprio per paura di essere giudicato, per paura che quella persona mi prenda in giro, mi dica: oh, guarda che coglione. E non ne ho mai indossata una fino ad adesso. Adesso invece è come un vaffanculo alla mia vita precedente, prendi questo, un modo come l'altro per dire che la vita che avevo prima, il fatto che ero timido, il fatto che ero fragile, fosse solo passato. E per farlo mi autosfido nel indossare una maschera e vedere la gente che mi giudica. La mia sfida è vedere la gente che giudica e dire: ah, cazzi tuoi, è la mia vita, non la tua. Lo so, può sembrare stupido, perché può sembrare stupido, ma è una delle motivazioni. La seconda motivazione per cui voglio indossare una maschera è per originalità. Avete visto tanta gente portare gli stessi contenuti che porto io.
rido, scherzo, porto gameplay, provo a intrattenere, solita cosa che trovate su YouTube, lo vedete da inglesi, italiani, c'è chi fa roba anche migliore di me, ok? E io non ho mai avuto la mia chiave di originalità, o almeno non nel mio intrattenere, perché mi ispiro a persone come Jacksepticeye, Markiplier e altri inglesi che io adoro fino allo sfinimento. E il mio problema è che, non sapendo montare, non ho questa originalità nel montare, ok? Faccio solo dei tagli e via. Quindi ho deciso di avere un'originalità ben diversa dalla solita. L'aspetto. Non andrò a tingermi i capelli, vado direttamente di trasformarmi in un lupo. Un qualcosa di strano, di mai visto, o almeno qui in Italia è mai visto. Non vi aspettate un lupo che gioca a un, che ne so, a Warzone o a un Apex o qualsiasi altro gioco, no? Ah, oggi sì. E quindi questa è la mia originalità, travestirmi da lupo per intrattenere. La terza cosa per cui voglio indossare questo è perché voglio, per felicità, perché indossandolo mi sento una persona diversa, molto più felice, molto più entusiasta, molto più capace nel fare sfide, più capace nel stare con la gente, nel portare felicità. È strano che come una maschera che nasconde il volto possa fare questo, una semplice maschera. Però è così per me, non è una semplice maschera, questo sono io. Ho vissuto per tutto questo tempo a nascondermi, o almeno per i miei primi 20 anni, a nascondermi, aver paura del prossimo, a dover fingere di essere qualcun altro. Ma adesso non voglio più nascondermi. Voglio nascondere il mio viso per mostrare chi sono veramente. Un pazzo che si diverte con la gente, che aiuta e che non ha nulla da perdere, pur di stare con il suo branco. È per questo che ho scelto il lupo. Non perché, come molti dicono, è un tipo solitario. Tutto il contrario. È un tipo che vuole creare un branco, vuole stare con la propria gente, vuole aiutare la propria gente. Ed è qualcosa che ho sempre desiderato fare io, crearsi una propria famiglia. Ma non una semplice famiglia di tipo madre, padre, figli. Una famiglia di persone, una comunità, un branco. E questo è il significato del lupo. Il resto è il significato del mio personaggio, del mio Sona. Ve lo spiegherò un giorno o l'altro più avanti. Ma questo è solo spiegarvi perché inizierò a indossare questa. Il resto della suite sarà un po' impossibile adesso, come adesso, indossarla. Per via del caldo. Ma per via del tanto caldo. Ma questa, per fortuna, non è tanto caldo e quindi posso resisterci per bene, per fortuna. Sono molto felice nel stare in questa maniera qua e spero lo sarete anche voi. Quindi da Indie è tutto, ci vediamo alla prossima. Se questo video vi è piaciuto lasciate una bella zampata su mi piace e noi vediamo di ritrovarci al prossimo. È fantastico. Au!